Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Nel video di oggi vi parlerò dei miei prodotti preferiti. Buonanotte, dei miei prodotti finiti fino all'ultima goccia. Ho pensato, e in questo periodo, quando finivo i prodotti, invece di buttarli, li ho messi tipo in un sacchetto, così ve ne ho potuto e ve ne posso parlare. Secondo me è anche utile fare questi video per farvi vedere un po' le cose che finisco, ma soprattutto dirvi la mia opinione su questi prodotti, perché ovviamente avendoli finiti sicuramente li ho testati, provati per abbastanza tempo per avere un'opinione. Ovviamente la maggior parte delle cose sono prodotti skincare, haircare e body care, perché per quanto riguarda i prodotti make up, cioè finisco forse mascara, è molto raro per me finire cose. Però a parte questo, iniziamo perché ovviamente ci sono un bel po' di prodotti, cercherò di andare abbastanza veloce, essere breve e concisa. Sapete che non è il mio forte, sapete che non è il mio forte, ma ci proveremo. Prodotto che ho finito è questo prodotto della Sigma. Questo qui è il Sigma Brush Cleanser ed è praticamente un sapone per punire i pennelli. Allora, l'ho utilizzato tutto, pulire i pennelli, li pulisce i pennelli. Diciamo che ero alla ricerca di qualcosa che fosse valido per quando io posso viaggiare, però alla fine penso due cose su questo prodotto. Lavare li lava. Per il costo, secondo me, è forse c'è cioè, proprio una cosa extra, cioè nel senso se ve lo regalano va benissimo. Andarlo a ricomprare non so se lo rifarei perché per i viaggi, secondo me, è molto più comodo il sapone, questo qui della Beauty Blender, perché è solido. Quindi, cosa succede? Questo qui, ad esempio, sono 150 ml, quindi se una persona viaggia e ah, tra parentesi, non credo di avervi detto che è la ragione per cui ero alla ricerca di un sapone per i pennelli, perché quando viaggio magari appunto non porto la saponetta gigante di Marsia che uno può utilizzare benissimo a casa, però per viaggiare vorrei qualcosa di un po' più compatto, qualcosa che sia valido, qualcosa che non mi vada a seccare i pennelli soprattutto. E appunto ho preso questo qui, però vi stavo dicendo che questo è 150 ml, quindi già se viaggiate solo con la valigia a mano questo qui è già eliminato. E poi è 150 ml, ma la boccetta è veramente grandina e quindi non lo riprenderei perché per viaggiare secondo me la soluzione migliore è questo qui della Beauty Blender, perché lavate bene pennelli e Beauty Blender alla grande, ma soprattutto essendo solido non vi dovete preoccupare dei liquidi. E la cosa poi più comoda è che praticamente avendo questa custodia poi chiudete il sapone quando è asciutto ovviamente e potete stare tranquilli che non si apra nulla, che il sapone non si rovini. Insomma, se dovessi scegliere, riprenderei sicuramente questo della Beauty Blender e non questo della Sigma, insomma. Poi ho finito una maschera a capelli, questa qui è la maschera di Airbust, che sapete che è una tra le mie maschere preferite. Finita, ne ho già riaperta un'altra, soprattutto d'estate. Vi consiglio di utilizzare questa maschera per idratare bene i capelli, se andate al mare tanto, se state tanto sotto il sole, piscina, lago, montagna, eccetera, eccetera. Ovviamente il capello si tende a seccare, onde evitare che arriviamo a settembre con i capelli di paglia. Mi raccomando, idratate i capelli. Questa maschera veramente idrata, districa i capelli, ormai preferita da 2 anni, e da 2 anni un must nella mia shower care routine. Ho finito il primer occhi, questo qui di Fenty Beauty. Allora, per il prezzo che ha, anche qui non penso che sia, secondo me, c'è. Se pago qualcosa così tanto, mi aspetto che faccia qualcosa di tanto, cioè mi aspetto che faccia qualcosa di più. E se devo scegliere tra un primer che posso trovare da Sephora, scelgo e sceglierò sempre il primer della NARS. Perché il primer della NARS è perfetto sia d'estate, soprattutto se avete la palpebra grassa, e in generale trovo che veramente faccia questa differenza enorme nella durata del mio make-up. Mentre questo qui è buono, però cioè non mi sento di consigliarlo. Quindi l'ho preso, l'avevo preso, non mi ricordo per quale ragione, per testarlo, poi l'ho finito, però insomma non lo andrei a ricomprare. Finito questo bagno doccia di Rituals, questo qui è nella profumazione che si chiama Serendipity ed era un'edizione limitata che avevo trovato nel calendario dell'avvento di Rituals, però non prendete questa profumazione che vabbè è veramente, cioè spero che entri in gamma permanente perché è pazzesca, ma vi giuro
fatevi un favore, fatevi un regalo a voi stesse e andate e prendete questi bagnoschiuma di Rituals perché sono una coccola per il corpo. Cioè, voi lo sapete che i prodotti bagno e i prodotti doccia sono il mio peccato di gola, lo dico sempre che sono a volte un po' extra, insomma, cioè, ovvio che mi potrei lavare tranquillamente con il Dove, insomma, non c'è nulla di male, anzi lo utilizzo, però questo qui è una sorta di diventa, esce come se fosse una schiuma, come la schiuma da barba, e poi viene questa mousse, cioè veramente piacevole. Ora non vedo assolutamente l'ora perché non sono riuscita a trovarli più qui in Canada, poi ero negli Stati Uniti e ho detto lo prendo o non lo prendo, poi non l'ho preso perché non volevo imbarcare la valigia. Perché alla fine non ho fatto nessun shopping quando siamo stati a San Francisco e infatti non vedo l'ora, cioè tipo conto i giorni di tornare in Italia perché farò sicuramente un ordine e voglio troppo prendere tutte le profumazioni, tutte le mie profumazioni preferite e sicuramente la mia profumazione preferita è quella dal tubicino verde scuro e dal tubicino arancione. Ora non mi ricordo i nomi, però fatevi un favore a voi stesse, fatevi un regalo. Fidatevi di me, ve lo meritate perché questo è veramente, cioè, wow, uno dei bagnoschiumi. Questa crema di Drunk Elephant, questa qui è la Protein e Polipeptidi crema, questa qui è una crema che per me è una costante, soprattutto nella stagione un po' più fredda, trovo che sia perfetta per idratare. Più idratante, perfetta se avete la pelle sensibile come me, perché comunque Drunk Elephant tende a non utilizzare fragranze, non tendo ad utilizzare tanti oli essenziali, quindi super consigliata questa. Anche qui, se ormai siete qui da un po', sapete che la utilizzo sempre nella mia skincare routine, soprattutto con l'arrivare dell'autunno, con l'arrivare poi dell'inverno, soprattutto quindi inverno canadese, quindi questa assolutamente promossa, must. Ovviamente adesso non l'ho ricomprata perché siamo in estate, tendo a preferire formulazioni in gel, quindi ad esempio sto utilizzando tanto la crema all'aloe della Belif, sto utilizzando sieri, creme della Biossance, insomma, sto utilizzando tutte queste creme che hanno proprio queste formulazioni in gel perché con l'estate voglio qualcosa che sì mi vada bene ad idratare la pelle, ma che sia leggero. Non neanche a commentare qui perché tanto so già che lo sapete. Finiti contorno occhi, finiti patch occhi di Peter Thomas Roth, io qui lo dico sempre, ormai da tipo 4 anni, semmai, cioè vi giuro che semmai lavorerò con Peter Thomas Roth, cioè sarò, mi sentirò arrivata, cioè quel giorno sarà un giorno che dirò wow, è incredibile, ce l'ho fatta, perché se siete anche qui da un po' sapete quanto amo questi patch occhi, per me sono proprio, cioè, su un altro livello e da quando li ho scoperti, cioè io non ne posso mai più fare senza, secondo me fanno veramente la differenza. Questi e quelli di Clio sono i miei patch occhi preferiti, quindi questi qui assolutamente ovviamente finiti, ricomprati e top. Poi ho fatto questa maschera ai piedi di Foot Therapy e oh mio Dio, oh mio Dio, cioè è pazzesca, è una maschera che fa veramente la differenza. Quindi, se sapete che dovete avere insomma, se andrete al mare in preparazione per il mare, eccetera, eccetera, vi consiglierei magari di fare una maschera ai piedi perché fa veramente la differenza. Poi, se voi utilizzate anche la crema, sapete la crema, quella della Caudalie per i piedi, che sapete che amo la follia, cioè in combinata vi fa dei piedi ma super morbidi, veramente wow, è del brand Beauty Pro, credo di averla trovata in una Beauty Box, Look Fantastic forse. Ho finito un altro di questo spray full Living Proof Full Dry Volume Blast, sapete che questo è il mio spray preferito per creare volume, oggi ovviamente di volume non ce n'è molto, essendo che mi sono fatta un po' la piega liscia eccetera eccetera, e però di solito quando mi faccio i capelli mossi per avere volume, far soprattutto durare la piega 3 giorni, questo è il mio segreto, anche qui scoperto ad agosto, credo che ormai se eravate interessate, se vi avevo convinto, credo che l'abbiate già provato, tutte, ma io mi ci trovo benissimo, lo ricompro sempre. Tendo di solito a comprare sempre questa size perché è un po' più comoda rispetto di avere il boccione.
perché appunto io e Gio ci spostiamo abbastanza e quindi questa qui è un po' sempre comoda perché comunque la finisco sempre se poi ci spostiamo o viaggiamo, questa la riesco a mettere in valigia tranquillamente e tra parentesi questa in teoria può essere portata anche in valigia a mano perché è solo 95 ml, quindi è anche travel friendly se andate in vacanza e volete avere la piega perfetta, questo assolutamente un must. Ora, non è che sono prodotti finiti, ma dopo l'esperienza con queste spugnette sono tornata alle Beauty Blender. Cioè, allora, ero partita dal fatto, ok, la Beauty Blender comunque è quella che forse costa di più tra le spugnette in commercio, eccetera, eccetera. E allora ho detto, ok, fammi testare altre spugnette, eccetera, e fammi testare altre spugnette. Il problema è questo, è vero che sì che queste spugnette mi costano di meno, ma queste spugnette cioè, mi saranno durate forse neanche 2 mesi e cioè sembra che un topo le abbia mangiate. Ora, non lo so se nella mia makeup bag, sulla mia scrivania ci sia un topo che le abbia mangiate, però cosa è successo? Quando io le lavo e di solito tendo a lavare la Beauty Blender e a sfregare un pochino, soprattutto il culo delle Beauty Blender, perché io applico con la Beauty Blender il bronzer in crema, il blush in crema, insomma, e quindi sono arrivata alla conclusione che non avesse senso che io spendo 5 euro ogni, che ne so, mese. Non so adesso se queste costassero 5 euro, adesso non mi ricordo, però non è senso che mi vado a spendere 5 euro, 10 euro ogni mese, se invece poi con la Beauty Blender magari mi durano 3 mesi, quindi alla fine basta, sono tornata alla Beauty Blender e non prenderò più queste spugnette perché appunto mi ci sono trovata, cioè in senso mi ci sono rotte così velocemente, ci sono un po' rimasta male. Ho finito un altro primer occhi, i primer occhi sono la cosa che finisco di più perché li utilizzo tutti i giorni e ho finito ovviamente il mio primer preferito, questo qui era il primer della NARS che vi dicevo. Questo è il primer NARS, però secondo me vale ogni singolo centesimo, che sia su Sephora magari che trovate degli sconti o magari se c'è su Lookfantastica, anche se c'è da dire che su Lookfantastica è quasi sempre sold out, quindi controllerei il sito di Sephora, ma veramente questo è super super consigliato. Finita una delle mie creme, questa qui, Caudalie, sapete che io compro sempre il trio set mani, queste qui le tengo sempre nella mia borsa e sono pazzesche. Ho finito questa che tra le tre del trio, quella che mi piace di meno, perché questa ha la profumazione alla rosa. Non è la mia profumazione preferita, però insomma, alla fine è una crema mani e la applico. Però le altre due, che hanno la boccetta tipo viola, scuro e bianca, sono le mie preferite per quanto riguarda la profumazione. Poi cosa abbiamo velocemente? Abbiamo un DHC Deep Cleansing Oil, anche qui un po' come il prodotto di Peter Thomas Roth, un po' come il Tranqui Elephant, sapete che questo è uno dei miei struccanti oleosi preferiti. So che è per voi una sorta di hit or miss, ovvero alcuni di voi non sopportano la profumazione di questo perché c'è profuma proprio di olio d'oliva, perché all'interno c'è l'olio d'oliva, capisco, è una cosa assolutamente personale e ad alcune persone non piace questa sensazione super oleosa perché appunto proprio un olio, anche lì molto soggettivo, però devo dire che io mi ci sono sempre trovata bene per struccare full face, veramente ottimo, è sempre con me nella mia skincare routine. Poi c'è da dire che alterno oli e olietti struccanti, balsami struccanti eccetera eccetera, però di solito questo della DHC c'è sempre nel mio bagno. Altro struccante che ho finito per la doppia detersione è questo qui di Vera Lab, questo qui è l'olio denso. C'è da dire che per essere 75 ml mi è durato veramente tanto. Questo qui diciamo che è un buon olio, non è tra i miei preferiti, non trovo che sia adatto se vi fate una full face completa di make-up. Penso che questo vada bene più per le persone che magari tendono a farsi un trucco molto leggero, magari un po' di correttore, un po' di mascara e via. Ma se già come me vi fate ad esempio una full face come oggi, questo, cioè, o ne utilizzate tantissimo o trovo che non mi vada a struccare proprio come gli altri. Quindi è un buon prodotto, ma non tra i miei preferiti per quanto riguarda Vera Lab. Ho fatto un video dedicato al video Vera Lab che se non avete visto ovviamente vi metto qui nelle schede, però sì, finito. Mi piace, però non mi fa, insomma, battere il cuore assolutamente.
poi ultimissimi prodotti che ho qui sono altro shower gel, questo della Elemis, anche qui insieme a quelli di Molton Brown, insieme a quelli di Rituals, i bagno doccia di Elemis sono tra i miei preferiti. Questi sono perfetti se avete la pelle secca, se siete un po' pigri e non volete applicarvi la crema corpo. Certo, la crema corpo ve la dovreste applicare, però questi qui sono proprio come se vi applicaste una crema. Non vi dovete aspettare però un bagno schiuma schiumoso, cioè se vi piace il bagno schiuma schiumoso vi consiglierei di più il bagno schiuma di Rituals, però se vi piacciono invece proprio quella sensazione di crema sulla pelle, questi di Elemis sono tra i miei preferiti. Questo qui che ha questa profumazione in questa boccetta è tra le mie profumazioni preferite perché ha questa profumazione talcata buonissima, e sto anche quasi già finendo la profumazione vanilla tonka che è anche lì buonissima. Mamma mia, se vi piace la profumazione vanigliata, anche quello è una bomba. Però sì, questi della Elemis, diciamo che anche qui quando li finisco poi li tendo sempre a ricomprare, perché per me la doccia è il mio momento di relax, quindi mi piace coccolarmi con prodotti magari che mi regalino un po' più di esperienze sensoriali nella doccia. Non so se ha senso quello che ho detto. Poi ho finito e ho utilizzato questi paciocchi di Paciology. Anche questi devo dire che mi sono piaciuti molto. Questi qui si chiamano Serve Chill Bubbly Eye Gel. Quindi sono praticamente, quando voi li aprite, cioè vedete proprio che ci sono queste bolline, tipo sembra acqua frizzante. All'inizio ero convinta che tipo scoppiettassero, ho detto oddio, una cosa così sotto gli occhi. In realtà devo dire che sono molto molto rinfrescanti, quindi quando mi sentivo appunto gli occhi stanchi e volevo anche qui un po' di extra per il contorno occhi, perché magari la crema occhi, sapete la mia preferita, Belief, Biossance, Elemis, insomma, quanto a volte voglio quel extra, vado sempre prima a fare con paciocchi, che siano questi, quelli di Peter Thomas Roth, quando sono in Italia assolutamente quelli di Clio, e poi vado ad applicare la crema e c'è una differenza nel contorno occhi pazzesca, veramente i paciocchi, cioè se devo scegliere tra tutte le maschere, sheet mask, eccetera, eccetera, secondo me, cioè, i paciocchi fanno proprio una differenza nel contorno occhi, nell'idratazione del contorno occhi. Voilà, credo di avervi mostrato tutto. Questi erano alcuni dei prodotti che ho finito e che non ho buttato e che ho messo in questa sorta di bustina per ricordarmi di mettere in questo video. Fatemi sapere se i video dei finiti vi piacciono, perché devo dire che è difficile tenere le cose perché magari poi mi dimentico, quindi vorrei sapere se vi piace questa tipologia di video, se la volete riproposta sul canale, perché se ricevo un feedback positivo con i prodotti che magari sono quasi finiti, eccetera, eccetera, li metto da parte anche qui per poi tra qualche mese fare un altro video. Ma come sempre fatemi sapere, io spero tanto che il video vi sia piaciuto, che io vi abbia tenuto un po' di compagnia come sempre. Vi mando un bacione gigante e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!